qua c'è il freddo qua che a Bormio. Sta bene. Ma che spettacolo! Ma quanto ha? 4 mesi. Vai. Aspetta. È la più tranquilla di tutto il mercato. Grazie, grazie. Buona fortuna e buona vita alla ragazza. Ci vediamo. Buongiorno. Che farebbe? Oh. Dove? Filo. Abbiamo due volantini. Ecco. Buongiorno. Buongiorno, buon anno e buon lavoro. Buongiorno a voi. Buongiorno e grazie di tutto. Buongiorno. Buon lavoro. Buona giornata. Matteo Volantini. Prego, signora. Sono andato a lavorare per venire da lei. Aia. Anche Matteo. Le mie amiche, dai, venite qua. Veloce. Chi ce la fa? Dammi. Ecco. Uno, due. Prego, signora. Posso lasciarvene qualcuno? Certo. Matteo, prego. Possiamo? Grazie mille. Grazie a voi. Solo con le donne, Matteo? Preferibilmente con le donne. Lo so. Grazie, Matteo. Prego, grazie. Possiamo a te. Farlo, no? Vieni. E anche con le coppie, va? Ma io non voglio. Ciao ragazzi. Mi raccomando, che siamo rovinati, se no. Mi raccomando. Pensa Renzi. No. Se penso che ho candidato Romero. Ah sì? E vabbè. La fine. Comunque qui parlo le cose solo cambiano, di lei e della Meloni, glielo dico subito. Vai, Talor. Vai in apporto. Ciao ragazzo. Abbiamo anche i fotografi, dai. Ufficiale. Grazie. Ufficialissimo. Grazie, benvenuto. Grazie, secondo. Benvenuto. Era un po' che... Ecco. Ho finito con i volantini. Buongiorno. Aspetta, dov'è... Chi hai i volantini? Ciao. Buongiorno a te. Ciao caro. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Bravissimo. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Buongiorno. 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 Abbiamo qui avanti il banchetto. Il banchetto, Sì. Ah, proprio fa queste robe qua. Buongiorno, buon lavoro. Veramente? Madonna. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ministro, una parola. Oggi va a Guardasone a mangiare. No. C'è anche il mio catalogo, sono un imprenditore reggiano. Di dove sei? Di Reggio? Sì. Grazie. Siamo la Rosini, sono originario di Parma. Aspetta. Sfoderiamo l'arma. Etichetta Ravasini, c'è anche. Etichetta Ravasini. Vai. Ecco, c'è stato... Brandendo il salame. Nostrano. Brandendo il salame nostrano in giro per il mercato di San Secondo. Devo di cambiare un po'. Andiamo a fare un po' di ricette. Rifondere il salame. Bravo Salvini. Vai, arriva. Salame Ravasini. Ciao. Io non ho il salame. Forza, non manca, non manca. Per il polizio locale una foto. Certo, ci mancherebbe altro, non è la locale. Grazie. Bocca al lupo, bocca al lupo. Poi te la mando. È buon French, ah sì sì, contaci, guarda. Dove? Ciao,
Sei grande. Ciao. Grazie. Grazie. Oh, grazie, quante volevo. Salvaci tu. Dipende da voi, ragazzi. Io faccio io, faccio io. Aspetta. Grazie. No, grazie. Anche il posso lasciarti qualche volantino? Certo, sono. Te l'ha conosciuta di una volta. Siamo il timer. Ci vuole il pazzino. No. Eccoci. Se lo vuoi vedere lo vedo. No, ma l'ho dato una volta. Auguri, buon anno. Ma io non ho le sue. Ciao Fabrizio. Ma posso anche cambiare. Sì, aspettava. La signora scherzava. Certo, signora, anche ti vuole conoscere la signora qua. Prego. Buongiorno signora. Buongiorno. Ciao Enzo. Prego. Se non la mano tu puoi dire quelli di posto. Ah, in verticale? Ah, mano. Venga, sai come si vota? X su simbolo della Lega. Prego, buongiorno. Sa come si vota? X su simbolo della Lega. Ah, ce l'avevamo, l'ho fatto lui. No, io te l'ho mandato. Prego. Buongiorno. Aspetta. Grazie. Grazie a te, cara. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Scusi, sei ottimista. Prego. Sì, per natura. Sempre come fatto anch'io. Dai, dai, te ne lascio qualcuno. Passa la fata. Complimenti, amici. Ciao, grazie. Paola. Ciao, posso? Qualcuno, dai, da lasciare in giro così diamo una mano a tutti. Prego. Ciao. Aspetta. Grazie. Prego. Grazie a te. Matteo. Ciao. Aspetta. Pronti? Non ci abbandonare, eh! No, no, siamo qua, siamo qua! Anch'io! Vediamo il sopravvivere!
Dov'è la moglie? Vieni moglie. Aspetta, che arrivo. 5, 4, 3, 2. Ecco la moglie. Fai una foto. No, cazzo lei. Le do qualcuno. Salvini, fai la foto, per favore. Arrivo subito. Prego. Prego. Grazie. Aspetti, così. Ciao. Grazie, Salvini, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Non mi muovo. Vieni qua, vieni qua. Che? Vai. Prego. Ciao, grazie a te. Oppa, vai. Ciao, grazie a te. Prego. No, io non prego. Grazie mille. Vieni, ti faccio qualche volantino. Grazie. Io lo saluto. Buongiorno. Posso salutare? Certo, signora. Piacere mio, signora. Ben trovata. Buongiorno. Aspetta, aspetta, aspetta. Che... girare. Sì. Vai. Ciao. Come signor Salvini? Dimmi. Se non facciamo una risposta, non ce l'ha ricevuta, non fanno così. Tutto l'altro. L'hai detto, va bene, va bene, va bene. Ciao, non lo sapevo. Non lo sapevo. Bravo, l'ha detto, basta. Prego. Grazie a te. Prego. Ciao. Onore all'Avi. Ne do anche più di uno. Prego. Beh, Giacomo, andiamo che... come funziona, Giacomo, vieni! Come Giacomo! Vieni! Come funziona? Come si gira? È complicato sto telefono! Stiamo facendo la foto alla signora! Va bella, dai! Falla tu, falla tu, vai! Ok, perfetto! Sorrisi tutti in un certo! Ok, sì, ciao! Buona giornata! Ah, ok! Fammi la foto, vai. Sì, sì, già che roba. Che roba. Prego. Grazie. È meglio di un vivo, beh. Non vedo l'ora io. Bastate una parola. Facciamo l'illusione. Dai. Andiamo a Roma a trovare il strato. Volta Salvini. Volta Salvini. Quando hanno mandato un saluto. Grazie a te. Grazie, grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao. Complimenti. Buongiorno signora. Buongiorno. Ragazzi, oggi ho che c'è l'ingorgo. Le do, mi è rimasto solo questo, le do questo. Grazie. Grazie a te. Opa. Buongiorno. Posso? Qualcuno? Buongiorno. Certo signora. Dai. Dai, dai. Ciao, grazie a te. Dai, dai, saluta. Milio. Dai, dai, saluta. Sì, 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 sì. Ciao ragazzi, ciao. Vai. Vai. Ciao, buona giornata. Prego. Non mi muovo. Alberto, prego. Mi lascio qualche volantino, prego. Per qualcuno che ne ha bisogno. Prego. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a te. Bene. Sì, sì, sì. Ciao caro, piacere mio. Buona fortuna. Buona fortuna a voi.
Guarda, guarda, dai davanti. Posso qualche volantino? Prego. Vai. Ma facciamo un saluto qua così poi la gente va tranquilla. Ok, ok. Prego, non ci mancherebbe. Prego. Buongiorno. 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 Capitano, culo a te. Forza Milan Serie. Grande! Sei un grande. Dove siamo? Posso fare un caffè? Al chiosco! Signora, chi ce la fa la prossima? Io lo credo di essere veloce così da rompere le scatole a chi lavora qua, eh. Innanzitutto alza un po', ragazzo, alza un po'. Innanzitutto grazie perché c'è anche il gruppo Sanremo, un applauso a chi arriva a Sanremo insieme a Rita Pavone, vi vedo bene ragazzi. Poi c'è da intervenire sulla sanità perché ci sono liste d'attesa che uno, altro che bella ciao. Sulla infrastruttura perché ci sono strade nell'Emilia Romagna ricca e laboriosa che attendono da 50 anni di essere finite. Penso alla Tirreno-Brennero, penso alla Cispadana, penso ai porti, penso agli aeroporti. C'è una burocrazia regionale da tagliare perché c'è qualcuno che giustifica il suo posto di lavoro con la complicazione al prossimo. E ci sono tanti sindaci che invece dimostrano quello che la Lega fa. Stamattina siamo partiti da Fontevivo, dove le case popolari agli italiani sono una realtà, dove gli asili nido gratis sono una realtà, dove le telecamere sono una realtà. E quindi in Emilia Romagna con più sicurezza, più lavoro, più infrastrutture, dove prima, visto che non c'è tutto per tutti, prima vengono gli italiani. Soddisfazione di questi giorni in giro per l'Emilia Romagna, sapete qual è? Che io trovo nelle piazze, ma anche prima a San Secondo, all'ingresso del mercato, tanta gente che mi dice: io vengo da una famiglia di sinistra, mio nonno era partigiano, il mio babbo era operaio, ma il 26 gennaio voto la Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari, è il partito degli operai, degli agricoltori, degli artigiani, degli operai. Anzi, a sinistra c'è qualcuno che vorrebbe tornare alla legge Fornero cancellando quota 100, vi do la mia parola d'onore, se provano a tornare alla legge Fornero facciamo le barricate dentro e fuori il Parlamento, facciamo le barricate dentro e fuori il Parlamento. Poi è un bell'anno per quello che mi riguarda, perché forse per la prima volta nella vita sarò processato in un tribunale italiano perché ho bloccato uno sbarco. Se processeranno me, processeranno anche tutti voi, perché difendere i confini di un paese è un dovere di un politico. E poi una riflessione che mi ha detto un signore anziano ieri, quando nel Modenese c'era una marea di gente e c'erano due pseudo antifascisti, che ho detto: il mio nonno la resistenza l'ha fatta, io ho seguito Berlinguer, io ho seguito Luciano Lama, se mio nonno vedesse quelli con Rolex che oggi cantano Bella Ciao in piazza li prenderebbe a schiaffone. Perché questi con la libertà e con la resistenza non hanno niente da fare. Quattro figli di papà col conto in banca, questi sono in giro a far casino, altro che la lotta. Se Berlinguer tornasse sulla terra e vedesse Renzi e Zingaretti, sapeste quante gliele direbbe a questa gente qua. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, noi ce la mettiamo tutta,
facciamo cose alla buona anche qua sulla seggiola di plastica finché regge. Finché regge, perché la signora mi ha detto: Paolo Salvini, che bello, di persona sembri meno grasso che in televisione. Grazie signora, è bello cominciare la giornata così, però è bello così anche ieri, comizi sulle panchine in mezzo alla gente, c'è Bonaccini che sta su Facebook tutto il giorno a insultare il prossimo, noi portiamo idee, proposte, liste d'attesa, c'è una regione che deve occuparsi dei malati di Alzheimer, dei malati di SLA, dei malati... Ieri a Mirandola ho trovato un signore che mi ha detto: per portare il mio babbo con l'Alzheimer in una struttura senza spendere 4.000 euro al mese sono dovuto andare in Molise, perché qua mi dicono che o paghi o ti metti in coda. Ecco, io voglio un'Emilia Romagna aperta a tutti, dove si lavora per merito e non per tessera di partito in tasca o tessera di sindacato in tasca, e vale anche per i medici dell'ospedale di San Secondo e per tutti quelli che vogliono portare il loro contributo. Mancano 18 giorni, ragazzi, tocca a voi e conto su di voi, se ciascuno di voi in questi 18 giorni sveglia qualche cittadino che è ancora dormiente, il 26 gennaio 2020, dopo 70 anni, è una data che rimane scolpita sui libri di storia. Dai che ce la facciamo, in bocca al lupo, viva San Secondo, viva Parma, viva Emilia, e grazie a tutti voi per quello che farete. E un abbraccio a tutti i commercianti ambulanti che si fanno al mare alzando sulla mattina alle 3. Grazie, buona fortuna a tutti. Qualcuno vuole fare una foto? Se vi fermate arrivano Renzi e Bonaccini. Ma anche perché, ah no, questa, fra i candidati di Bonaccini c'è anche un fenomeno che va valorizzato, il signor Cazzola. Signor Cazzola, che è candidato a sostegno di Bonaccini e del PD, è quello che ha difeso fino all'ultimo i vitalizi degli ex parlamentari, è quello che vorrebbe nominare Elsa Fornero senatrice a vita. Senatrice a vita. Quindi chi vota il PD sa cosa vota. Vi abbraccio, scaldiamoci, ma il vero calore me lo aspetto con la Lega in cabina elettorale il 26 gennaio. Buona fortuna a tutti e buona liberazione a tutti. Per il fatto ci organizziamo, io farei una roba del genere, siccome che ha bisogno dell'aiuto del Signore, la foto l'andiamo a fare davanti alla Gesù. No, ma non ci stiamo, andiamo là, andiamo. Auguri, buona fortuna.
Dopo le scappo? Sì, sì. Grazie. Grazie a te. Prego, grazie a voi. Facciamo il pugno. Veramente? Buona fortuna. Devo fare la foto a mia moglie. Vieni. Sì, tanto non c'è tanto. Abbiamo il telefono. Signore, è andato in palla. Si è impallato il telefono. Qua, signora. No, non si vede. Mi guardate il telefono, per favore? Sì. Abbiamo poi spostato da lì. Sono qua. È tuo? Ciao cara, arriviamo anche da te. Vai, chi è? Faccio io, arrivo. Fermi. È tuo marito? Grazie. Sì. Prego. Bello. Prego. Fai tu, non ti fanno passare. Prego, signor. Grazie a lei. Prego. Perché se te hai un'idea che non deve essere via, non è sta bene, ma non che tu fai le volte Ciao caro. Ciao. Ci arriveremo anche noi.
fortuna. Vai. Dove vai tuo figlio? Indietro. Vai figlio. Buona fortuna. Vieni, vieni. No, io sono solo. Ciao, caro. Facciamo prima. Ah, perché? Ma perché ci tieni? Auguri a te, caro. Prego. Grazie a te. Prego. A buono. Prego. Ciao, grazie a te. Prego. E due, grazie a te. No, ciao. Sta facendo gli autografi anche quello, mi sono dimenticato. Buona giornata, ciao. Ma sì, è vero. Sì, è vero. Anche tu? Vieni. Buon lavoro a te. Buon lavoro. Buona fortuna. Ciao. No, non devo andare in corridoio. Vai, ciao. Ciao. Prego. Grazie. Prego. C'è il ragazzo qua che... Mira. Prego. Ciao. Prego. Prego. Grazie a te, cara. Vai, grazie a te. Sì, riusciamo a far tutto. Buongiorno a te, cara. Buon lavoro a te e buona fortuna. No, normale. Per Marcello? No, tanto. Anche da fare anche i massaggi. I massaggi. Che bello. L'ho cercato di convincermi. Andiamo sotto. Prego. Ciao. Abbiamo qualcosa in comune. Prego. Grazie a te. Ciao. Bellissimi. Prego. Ciao. Prego. Ciao. Auguri a te. Vai, aspetta, al museo. Al museo. Ma che è uguale. Grazie a te, caro. Vai, vai Tommy. Attenzione, scusate, permesso. Permesso. Prego. Che ha fatto tu? Prego. Mamma, ci ha messo lui. Dove è la foto qua? Ecco. Prego. Aspetta. Sorridete. Aspetta, signora, merita veramente, guarda. Via. Buona fortuna. Grazie. Ciao, caro. Ciao, Matteo. Matteo, mi raccomando, possiamo fare? Sì, dobbiamo. Dobbiamo. Non possiamo, dobbiamo. Grazie, ciao, ragazzo. Buona fortuna. Grazie. Prego. Ciao. Prego. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao caro, grazie a te. Non perdere, 5 a te. Ciao caro, bocca al lupo. Auguri caro. Ciao. Poi ho camminato tanto fuori. Ah no, diciamo il piede. Non ti voglio rompere le scatole. Tempeste. Io ragazzo. Prego.
fortuna. No, no, siamo insieme, noi siamo insieme. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vai. Prego. Anche per la prego.